Vorrei dire soltanto che nell'organizzare questo seminario io ho avuto come riferimento due scienziate di cui si è tanto parlato in questi tempi recenti, Jennifer Doudna ed Emmanuel Charpentier, a cui è stato conferito il premio Nobel per la chimica per aver sviluppato una potente tecnologia per modificare il DNA, una nuova tecnologia di editing genomico, di cui si è tanto parlato. Questa tecnologia consente in modo molto preciso di modificare il DNA degli animali, di questo ci parlerà Michela tra un po'. E sarà presto applicata, in realtà ci sono già alcuni esempi anche nell'uomo. Alcuni scienziati hanno già provato ad usarla modificando gli embrioni umani. Per alcune malattie del sangue sarà presto utilizzata e cambierà in maniera enorme la pratica clinica, secondo me, questa tecnologia. Ora, voglio subito dire che queste scienziate che hanno, diciamo, raggiunto questo risultato così brillante, semplicemente mosse dalla loro curiosità scientifica, perché è questo che ha portato al risultato, questo è molto bello. Nello stesso tempo, nel momento in cui si sono rese conto delle potenzialità e delle implicazioni etiche di questa tecnica, hanno sollevato la questione di interrogarsi su dove andiamo. E Jennifer Doudna, in molte conferenze, ha parlato esplicitamente di mettere su una specie di conversazione globale, una specie di conferenza internazionale, per discutere dei problemi etici dell'applicazione della tecnica CRISPR-Cas9, che è questa tecnica di editing genomico di cui tutti parlano, e delle conseguenze che potrà avere sul genere umano. Questo atteggiamento, così propositivo, così aperto di queste scienziate, non è molto diverso da quello che i fisici, subito dopo la guerra, hanno fatto, convocando delle conferenze internazionali per interrogarsi sull'uso del nucleare. E non voglio aggiungere altro perché saranno i nostri relatori, diciamo, a sviluppare queste tematiche. Alice Saltini è una giovane ricercatrice che ha studiato i problemi di non proliferazione nucleare e le organizzazioni internazionali che si occupano di questo. Michela Ciccarelli utilizza CRISPR-Cas9 su grandi animali per cambiare le loro caratteristiche. E il professor Nicola Cufaro è un fisico teorico della nostra università, fondatore del nostro centro interdipartimentale di ricerche sulla pace, che ha negli anni animato decine di seminari, iniziative nella nostra università. E che ha pubblicato tante delle sue riflessioni su importanti riviste. Voglio anche ricordare che è un membro attivo dell'Unione Scienziati per il Disarmo, un importante gruppo di scienziati, un'associazione con cui noi come università abbiamo sempre collaborato.